Quando ero presidente dei distributori nel 2019, convinsi le major americane, ricordo che andai a Barcellona, per far uscire anche in Italia i film importanti, i blockbuster, anche d'estate, perché di solito uscivano a fine estate, creando un vuoto a differenza degli altri paesi. Nel 2019 successe, ebbe, abbiamo avuto più 40%, e quest'anno, grazie a Dio, sta succedendo. E i risultati li vediamo, cioè c'è una ripresa enorme, c'è un'estate molto buona, soprattutto per il cinema commerciale. Questo è fondamentale, avere offerta tutto l'anno ha senso, non aveva senso il contrario. E così come ha senso questa promozione che è stata fatta, diciamo, per, no, queste sono le colonne portanti, questi film americani, di un prezzo più basso per le produzioni italiane ed europee, una promozione, più mezzi a disposizione per farli conoscere e così via. Fa parte di questo, diciamo, di questa nuova ondata di normalizzazione, che l'estate è una stagione di cinema. Cosa c'è di meglio quando fa caldo di andare in una bella sala fresca, stare lì seduto comodo e godersi un film? L'unica maniera per far tornare il pubblico, soprattutto insomma, il pubblico che frequenta le sale di città, è quella di avere dei riferimenti forti, di questi autori blasonati, se vogliamo, che vengono da festival, che vincono premi, che fanno che raccontano delle storie originali, che raccontano delle storie insomma, in qualche modo che incuriosiscono, che ti fanno voglia di andarla a vedere. Se c'è un cinema con dei contenuti, la gente viene. Noi abbiamo fatto questa collaborazione con la Cineteca Nazionale di Roma, ma anche con la Cineteca di Bologna, proponendo dei classici, e abbiamo visto che tantissima gente è venuta, ma gente anche che normalmente non frequentava più le sale. Abbiamo fatto un appuntamento la domenica mattina, sempre piena la sala, per cui c'è una voglia per il pubblico anche di rivedere magari dei film del passato, dei film che hanno visto quando erano giovani o che gli ricordano qualche cosa, di rivederli sul grande schermo insieme ad altra gente, non a casa, sul televisore, sul piccolo schermo, perché veramente è un altro tipo di fruizione e di soddisfazione.